Eccoci qui ad Onoratico. Oggi abbiamo il privilegio e l'onore di avere ospiti come Team Italcanna e Lifestyle di Spezia, una società che reputo una delle più forti a livello italiano. Abbiamo quattro elementi validi, molto validi. Tiziano Faragi, che è stato campione italiano. Abbiamo Mauri Pino, che è un agonista alto livello, e le metti padre e figlio. E inoltre il nostro inossidabile Matteo Monti, che viene qui per difendere il suo titolo di campione italiano di lancio, per dimostrare come si lancia. Per la gioia degli appassionati, Matteo Inside. Per questa sessione di pesca sto pescando con la Dynamis OTG e con la Tricolore. Adesso vi faccio vedere un ground col 150 grammi. Questa canna è nata apposta, è stata voluta appunto per il lancio ground. Appena effettuato un lancio con la Tricolore, una canna che permette ogni tipo di lancio. Abbiamo forse un pesce in canna da parte di Tiziano con l'OTG. Direi assolutamente sulla lunga distanza. Vediamo di cosa si tratta. Un'ombrinetta e la mia canna da Tricolore. Lancio un po' sbagliato. Qualcosa si muove, vediamo. Abbiamo luce ancora per 3 ore abbondanti. Speriamo una bella serata. Matteo, che c'è? Penso ci sia qualcosa, ora vediamo di sotto. Ah, una mormora. Di discreta taglia. Mauri. Eccoci qua Vittorio, siamo con la Galatea, che è una canna strepitosa per la peschettina, diciamo, della stagione che sta per arrivare, quindi se uno si vuole divertire con le leccette, con le aguglie, con le mormore corte, ma anche con il pesce tipo l'orata, così se li trovi a una corta distanza, è una canna adatta a tutti proprio per il godimento massimo dell'attività di pesca, diciamo. Abbiamo una coppiola di mormore, questa riusciamo a liberarla subito. Abbiamo fatto una piccola coppiola sulla Tricolore. Un'ombrina. Ecco Tiziano in ground. Ricordatevi che è un campione italiano e non per nulla. La Dynamis OTG, dovrebbe esserci un'altra bella mormora. Sì, un'altra mormora presa sulla lunga distanza. Per ora sono tutte lontano, quindi continuiamo con la Dynamis. Un'altra mormora. Ma sta capita per sbaglio, secondo sì, me. Sì, sì, tutte per sbaglio. Secondo me quello lì è un suicidio. Sì, sì, sì. Non sapevo cosa fare oggi. È venuta a prendere la mia Renicola. Adesso la Galatea in mano però, eh. Con che innescata? Renicola sempre. Renicola, sempre Renicola, tutta Renicola, alto e basso.
Abbiamo Tiziano come sempre in splendida forma, vediamo cosa salpa una bella mormora. Questo è un pesciotto già. Allora Tizi, come ti sembra questa Dynamis? Spettacolare, sai, è la mia canna preferita, per la distanza è allucinante. Abbiamo Matteo con la Galatea, vediamo cosa hai preso. Una mormora! Una mormoretta in diretta sulla Galatea. I pesci cominciano a costare, siamo su una fascia intorno agli 80 metri. Vediamo. Ferma, micro ombrina. Vai bella, vai. Ecco Tiziano, FSH. Mamma che palla da schioppo! Abbiamo Matteo, tricolore e ground. La tricolore è una canna che accetta molto volentieri il ground. Ragazzi, l'importante e ci siamo divertiti, è stata una bellissima giornata, grazie amici, grazie a tutti, grazie a Kate Alcanna per l'evento, grazie Lorenzo. Io ringrazio voi ragazzi. Grazie a tutti, grazie! Saluto da Marina di Castagneto Carducci, con l'accento!